serie bwin, tutti i colori della passione. Giornata numero 41, campionato bwin, penultima domenica di campionato per un Brescia che non ha più nulla da chiedere alla sua classifica. Domenica fondamentale invece per il Livorno di Perotti per la sua salvezza, per poter evitare anche i pericolosi play-out. Servono i tre punti contro Calori, contro un Brescia che pensa già al futuro. Minuto di silenzio per la follia di Brindisi, per la morte di Melissa, ma anche per le vittime del terremoto in Emilia-Romagna. Poi il fischio del signor Palazzino di Ciampino. Motivazioni, più rabbia per il Livorno che parte subito forte. Palloni Sinigardi per Bellinghieri, area di rigore, il destro, nulla da fare per Arcari, la palla in rete. Livorno in vantaggio dopo appena 5 minuti di gara. Gol importantissimo per Bellinghieri, gol del vantaggio, ma che bel pallone Sinigardi. Poi il destro forte, la deviazione di Arcari, ma nulla può fare sul pallone di Bellinghieri, palla in rete. Poi ancora al 14esimo il Livorno con Piccolo, fa tutto da solo, poi il sinistro da dimenticare. Però minuto 18, azione del Brescia con la triangolazione tra Piovaccari e Jonatas, area di rigore, il destro altissimo. Minuto 24, ci prova ancora però il Brescia con Budel dalla distanza, il suo sinistro a 40 metri, Mazzoni dice di no, pallone in calcio d'angolo, grande la risposta del portiere, ma grande la conclusione anche di Budel dai 40 metri. Minuto 36, poi pallone di Accardi dalla sinistra con Piovaccari di testa, nulla da fare questa volta per Mazzoni, palla in rete, il Brescia pareggia, Brescia 1, Livorno 1. Poi Piovaccari va da Accardi a ringraziarlo, perfetto il suo stacco, nulla da fare per Mazzoni, palla in rete, 1-1. Minuto 42, ci prova ancora Budel dalla distanza, il suo sinistro non trova la porta. Minuto 44, da Prelai nel mezzo, Rossi di testa, non trova questa volta la porta, l'azione continua, Perotti si arrabbia. Poi minuto 45, ci prova il Livorno con Sinigardi, la punizione, Arcari dice di no. Inizia la ripresa con il Brescia che ci riprova. Siamo al quinto minuto, la punizione di Jonatas, parte lui col destro, pallone che scavalca la barriera, la parata di Mazzoni, calcio d'angolo, che dice di no ancora una volta, perfetta la conclusione del brasiliano, perfetta anche la risposta. Poi il cambio importante, fuori Dionisi, dentro Paulinho. Al nono minuto ci prova ancora il Livorno con Bellinghieri, mezza rovesciata, la grande risposta di Arcari che dice di no, grande acrobazia in area di rigore. Sarebbe stato un grandissimo gol, ma la grandissima parata di Arcari. Poi il 22esimo, ancora salviato, pallone al mezzo per Paulinho, nulla da fare, pallone fuori, alla meglio su Di Maio. Poi ancora al 25esimo, ci prova Jonatas, poi la conclusione però deviata, facile poi per Mazzoni, si arrabbia Jonatas, si arrabbia anche perché al minuto 26 salviati, pallone al mezzo, questa volta Paulinho prende il tempo a tutti, pallone dentro, fortissima la sua conclusione, l'esultanza di tutta la panchina, stacco perfetto su Martinez, nulla da fare anche per Arcari, il pallone rimbalza sul terreno bagnato, prende velocità. Poi ancora al 35esimo, ancora il Livorno, ancora con Bigazzi, il pallonetto, la palla in rete, il 3-1 del Livorno che vede la salvezza, gol importantissimo, ancora salviati per Bigazzi, subentrato a Sinigardi, con freddezza riesce a superare Arcari, è il 3-1, un 3-1 importantissimo perché finisce così con la vittoria del Livorno, vittoria che vale 3 punti fondamentali per Perotti che sale a 45 punti ed esce dalla zona play-out. Per il Brescia l'ultima Rigamonti finisce male.